Bene, riprendiamo. No, i superstiti, anche di più di quanto mi aspettassi. Grazie. Come vi anticipavo, vorrei dedicare qualche minuto a un ambito di attività molto importante. È importante se guardo indietro ed è importante sicuramente forse di più in prospettiva, che è il percorso che si sta facendo con l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e con tutte le diocesi che dal 94-95 sono impegnate nell'attività, diciamo, di catalogazione, di inventariazione del proprio patrimonio. E si tratta di progetti che sono nati con l'obiettivo primario di tutelare questo patrimonio, quindi conoscerlo meglio, schedarlo, tra virgolette. Sono progetti molto complessi che da qualche anno si sono aperti a logiche di valorizzazione, quindi non soltanto andiamo a catalogare beni storico-artistici, chiese, gli archivi, le biblioteche, i musei, ma andiamo a iniziare a comunicare all'esterno la ricchezza e il significato che questo patrimonio ha. Non mi vorrei lanciare in discorsi alti, ma quindi mi fermo ai numeri. Non esistono progetti analoghi al mondo, né di natura ecclesiale né di natura nazionale. Lo dico perché in termini di numerosità del patrimonio, di significato e soprattutto di progetto, le esperienze fatte dai sistemi nazionali, sono tutte caratterizzate da una grande frammentazione. Mi spiego meglio. In Italia, piuttosto che in Francia o in Inghilterra, i ministeri si occupano in maniera settorializzata, con la divisione per, i beni monumentali, con la divisione per per la numismatica, con la divisione cioè lavorano tutti settorialmente. Le diocesi italiane hanno avuto la capacità di lavorare insieme su progetti condivisi, ognuno ovviamente diciamo, cataloga il proprio patrimonio, ma con delle logiche di catalogazione assolutamente uguali, per cui oggi accanto questa è una rappresentazione molto schematica, però significa che in questi oggetti sono state create delle basi di dati che riguardano i beni storico-artistici, gli architettonici, eccetera, eccetera. Sono stati creati dei sistemi di gestione. È una scrivania virtuale che permette il lavoro non solo di catalogazione, ma di aggiornamento di questo catalogo. E al di sopra, quindi nella parte superiore, sono stati creati dei siti attraverso cui si accede già oggi, per esempio, a una ricerca che permette di visionare 3 milioni e mezzo di schede di beni storico-artistici. Si tratta, e qui subentra quel discorso non son bravo a fare, non solo di fare un elenco di beni o di dire che la diocesi di Lecce ha queste decine di migliaia di beni, si tratta di riuscire a comunicare il valore di questi beni, la loro funzione d'uso e quindi il significato che hanno in una lettura che non è solo una lettura appunto catalografica, ma una lettura del valore ecclesiale, culturale che questi beni hanno. Quindi, da questo lavoro, che è un lavoro importantissimo e che ovviamente ha anche costituito un'opportunità di sviluppo a livello locale, perché ci sono le diocesi, normalmente lavorano, lo accennavo prima, su questi progetti con dei team di lavoro aperti alla professionalità piuttosto che a strutture del luogo. Diciamo, accanto, diciamo, a questi sono gli strumenti, questa è la scrivania virtuale, che è una sorta di intranet a cui partecipano tutti gli uffici diocesani per i beni culturali. Questo si è tradotto anche in un sito, che è il sito web che è oggi in linea e che rapidamente vi faccio vedere. Spero che qualcuno di voi lo conosca, l'abbia già visto. In questo momento, BeWeb, qui compaiono a rotazione
delle immagini della cattedrale di tutte le 225 diocesi, permette di, oltre che di andare a vedere delle pagine diocesane, quindi posso selezionare anche qui la regione e la diocesi, quindi posso vedere delle pagine diocesane con pagine dedicate anche alla cattedrale. Posso andare a fare una ricerca, nel caso della diocesi di Lecce, l'inventario è in corso, quindi probabilmente ho dei risultati parziali e senza immagini. E posso andare a vedere ecco qui, Museo Diocesano di Arte Sacra, delle pagine dedicate al museo, quindi alle istituzioni, con le informazioni di base. In questo momento il sito consente di fare delle ricerche, ovviamente anche filtrate per diocesi piuttosto che per altre chiavi, ma delle ricerche soltanto sui beni storico-artistici. Quindi se scrivo Madonna, ottengo con i tempi del motore di ricerca e della connessione una risposta che probabilmente mi porterà a decine di migliaia di risultati tratti dagli inventari già conclusi. Sono 3 milioni e mezzo di beni in questo momento. Però qui qua c'è qualcosa di più che... Vabbè, questo ve lo faccio vedere dopo. Vediamo. Probabilmente c'è un problemino col motore di ricerca. Allora, per tutti i beni, questa è una scheda semplificata, è possibile andare andare a vedere una scheda descrittiva che, oltre l'immagine, presenta dei dati strutturati, che in questo momento si limitano a dire che un determinato bene è in una determinata diocesi, quindi non consentono di pubblicare il nesso tra contenitore e contenuto per dei motivi che sono ovvi. Non tutte le diocesi, tutte le parrocchie soprattutto possono presidiare i beni spesso di valore che hanno al loro interno e quindi in questo sito non c'è relazione tra... non posso andare a vedere dove è questo dipinto, posso sapere che è a Lecce ma non posso sapere in quale chiesa è. Il percorso, questo sito è stato pubblicato qualche anno fa e lo stiamo rifacendo. Lo stiamo rifacendo con una logica completamente nuova. E per questo vorrei riprendere alcune delle considerazioni fatte all'inizio, quando vi parlavo della progettazione mirata alle persone, quindi della esigenza oggi per tutte le iniziative, ma soprattutto per il digitale, di tenere sempre più in conto le esigenze che gli utenti finali hanno. Quindi voglio utilizzare il progetto BeWeb per farvi vedere com'è all'attuale BeWeb e com'è quello nuovo su cui stiamo lavorando. E vi vorrei dire sinteticamente come questo progetto si sta evolvendo. Queste sono le fasi tipiche che un'azienda come quella per cui lavoro deve affrontare quando va a realizzare un progetto. Ci sono delle fasi che sono fasi di comprensione, cioè l'individuazione degli obiettivi dell'analisi, lo stato di partenza, l'individuazione dei fruitori del servizio. Sulla base di questo si vanno a identificare delle strategie, si disegna dopo e poi si va a fare lo sviluppo. Questo è che può apparire banale, una sorta di rivoluzione copernicana, cioè quando lo si riesce ad attuare è il massimo, perché quello che in genere ci viene chiesto: mi fai una grafica e io me la guardo e ti dico se va bene o non va bene, perché molte delle aziende che lavorano nel mio settore hanno questo tipo di problemi. C'è una committenza che ti chiede fondamentalmente di vedere delle cose, perché se non riesci a vedere qualcosa di concreto non riesci ad orientare. Allora, quello che noi cerchiamo di fare è continuiamo a fare gli investigatori, però non vogliamo fare i veggenti, cioè cerchiamo di introdurre delle tecniche progettuali che permettono di risalire a questi elementi. Allora, la tecnica che si va a utilizzare è una tecnica che si basa su questo modello, cioè
cerchiamo di far capire che un approccio che funziona è un approccio che mette insieme quello che tu vuoi e quello che vogliono i tuoi utenti. Quindi tu sei il committente, va bene, è un sito istituzionale, d'accordo, lo vuoi blu perché blu sono i tuoi colori, è chiarissimo, però gli utenti devono anche, ti stai preoccupando di che cosa vogliono trovarci le persone? Se tu decidi che il sito debba essere realizzato in due colonne perché ti piace così, sappi che i tuoi utenti su tablet non lo vedranno mai correttamente. Quindi questa cosa che a qualcuno si può riesce a spiegare, a qualcun altro è meglio non neanche addentrarsi, la traduciamo in un modello, salto direttamente, di progettazione sui personaggi. È una tecnica che si chiama Personas, non so per quale motivo, ma il termine che internazionalmente gli viene dato, aiuta a definire requisiti e priorità della progettazione, cioè si costruiscono dei personaggi non reali ma realistici, che hanno un volto, hanno un nome e che sono i riferimenti per capire se la progettazione che stiamo facendo va bene o non va bene. Cioè, io, per esempio, i miei colleghi che lavorano al nuovo Beweb hanno nella loro stanza hanno appiccicato al muro tutta una serie di schede in cui ci sono queste faccette di persone che sono per Beweb queste qui. Cioè abbiamo individuato degli utenti spot, cioè quelli che possono andare sul nostro sito perché magari ci vanno per caso, perché hanno trovato un link all'interno di Wikipedia o un risultato di Google, e sono Jacques, che è un francese appassionato d'arte, Nicoletta, che è una studentessa curiosa, Francesca, che è una restauratrice attenta, che non utilizza il nostro sito sempre, ma che per un'esigenza specifica che ha avuto vuole vedere come sono le pennellate su altri dipinti dello stesso autore che lei sta restaurando. Poi ci sono degli utenti che chiamiamo esterni, che sono quelli che, non, che hanno un, sono esterni ma che hanno un rapporto più continuo con il nostro sito, che sono Tommaso, che è un ricercatore curioso, e Filippo, che è un amante dell'arte. Poi ci sono degli utenti interni, che sono quelli che al sito e al progetto lavorano perché hanno un rapporto strutturato e hanno un interesse molto specifico. Quindi sono Emilio, che è insegnante di religione, Susanna, che è un'operatrice diocesana, e Don Mario, che è un parroco di provincia. Di queste persone viene costruito un profilo. Ma fate i raccontini? No, noi ci andiamo a guardare tutte le visite ai siti, tutte le mail che ci sono arrivate, tutti i contatti che abbiamo avuto, facciamo le interviste con degli utenti chiave, degli utenti che hanno utilizzato il sito, e creiamo questi personaggi che sono personaggi fittizi, ma hanno delle esigenze molto reali, e andiamo a dire che Nicoletta si definisce intellettualmente curiosa, starei sempre a casa a leggere dei libri. Ne scriviamo una storia, diciamo che è una studentessa di storia dell'arte presso Ca' Foscari a Venezia, sta scrivendo la tesi su un artista del 1500, preferisce studiare in biblioteca per avere a disposizione più libri da consultare, utilizza frequentemente il web per approfondire le sue ricerche e non si separa mai dal suo tablet. Vorrebbe intraprendere la carriera universitaria. E diciamo che le sue motivazioni: questa persona ha un notebook, utilizza un certo sistema operativo, quel browser, ha un tablet di queste dimensioni, il suo grado di utilizzo del computer è elevato, il tablet è elevatissimo, utilizza al massimo i social network, gli piacciono le novità tecnologiche, ha propensione al cambiamento. I suoi obiettivi per il nostro progetto in particolare sono informarsi sul prestito temporaneo di libri, informarsi per visionare le opere e avere un commento artistico e o biblico. Le frustrazioni sono quelle di non avere un contatto immediato, parliamo sempre del servizio digitale, con i referenti dell'archivio della biblioteca, mancanza di link di approfondimento verso altre risorse online. Questo lavoro l'abbiamo fatto per tutte queste, quindi non è un raccontino, è un lavoro scientifico, o comunque professionale che si fa, e siamo andati avanti ulteriormente. Quindi queste sono tutte le figure. Da queste figure saltiamo anche a definire una serie di casi d'uso. E qui scusate, devo cambiare presentazione. Se dico delle cose insensate, ditemelo.
non chiamate direttamente l'ambulanza. Avvertitemi prima. Ecco qui. Vi ricordate di quelle persone? Vi faccio vedere l'esempio di come Filippo, amante dell'arte, che è la persona, mi ricordo, che è convinta ancora che la bellezza salverà il mondo, questa persona che ha un determinato profilo che non vi rileggo, viene messa in relazione a uno scenario d'uso, cioè noi di questa persona costruiamo, utilizzando dei dati reali, e lui è venuto a conoscenza di BeWeb, quindi di questo sito, tramite una ricerca mirata di un'opera di un artista su Google. Si è reso conto della quantità di materiale a disposizione ed ha iniziato a fare ricerche sul portale, inserendo il sito nei suoi preferiti. Poi vuole organizzare dei percorsi tematici per una gita con gli amici. Insomma, simuliamo un suo percorso e i suoi bisogni rispetto al sito. Identifichiamo quali sono le accortezze di tipo tecnologico che dobbiamo adottare e soprattutto le attenzioni sui contenuti. E costruiamo in questa maniera un sito che viene tradotto prima addirittura in schemi. Quindi, scusate ancora l'andirivieni, viene tradotto in oggetti di questo tipo. Quindi prima di disegnare, si passa a fare delle mappe come questa, che schematicamente vengono portate dal committente, quindi pensate alla difficoltà di andare per esempio dal vescovo a fare vedere questo è il nuovo sito, ma non è il nuovo sito, sono dei blocchetti, qui si spiega che cosa va qui e cosa va là, ma ti dà subito un'idea del peso che gli oggetti hanno all'interno che avranno all'interno del sito. E questo tipo di organizzazione, tutte le scelte che vengono dopo, vengono misurate sulla base di questi personaggi. Cioè, siccome questi sono i nostri utenti reali, quelli che poi veramente verranno sul sito, perché non saranno Susanna, ma ci sarà una Susanna, ma ci sarà sicuramente un'operatrice diocesana che si chiama in un altro modo, allora il mio sito io lo realizzo in una modalità e faccio degli schemi che inizio a declinare prima per lo schermo, dopo per il tablet, dopo ancora per lo smartphone. Quindi è proprio una progettazione che deve necessariamente tenere conto dell'uso reale che gli utenti faranno del sito stesso. Poi questi layout iniziano ad acquisire fedeltà fino a diventare un vero e proprio progetto grafico. Quindi ciò che vi volevo far vedere è, partendo da questo è il vecchio BeWeb. Mi scoccia molto che non abbia funzionato la ricerca, perché non capisco. Questo è il vecchio BeWeb. Questo è quello nuovo, progettato in base ai personaggi. Ah, ecco, meglio tardi che mai. Sì, i risultati sono 132.000, ma non è questo il punto, cioè ci deve essere qualche altra questione. Ecco, per tutti i beni, in questo momento sono soltanto beni storico-artistici, quindi di un determinato bene posso andare a vedere la scheda e delle informazioni, oltre che avere un contatto diretto con la diocesi. Il nuovo BeWeb invece appare così. Questo è il nuovo web e non è ancora pubblicato, quindi ci sono delle cose che ancora non sono complete, vedete dei testi che non sono stati inseriti, ma vedete si appare in una maniera decisamente diversa. Quindi un impatto molto più emozionale, con delle immagini molto più grandi, una buca di ricerca in cui si spiegherà con una frase sul valore del patrimonio che puoi esplorare le oltre 3 milioni di schede tra beni storico-artistici. Una ricerca semplice da subito, mentre in quello precedente abbiamo una ricerca che già ti dice vuoi cercare per diocesi, per tipologia. La gente non cerca così. La percentuale minima di utenti che fa ricerche avanzate è un'utenza motivata, che se leggerà ricerche avanzate andrà lì. Quindi
diciamo, gli artifici su questo tipo di funzioni servono veramente a poco. Temi e percorsi, quindi non solo una ricerca ben evidente, ma anche già dei percorsi consigliati, che sono percorsi nazionali, ma che poi possono essere anche diocesani nelle pagine diocesane, delle altre modalità di ricerca che tengono conto di un modo diverso anche di accedere alle stesse informazioni. Esplora persone, famiglie e enti. Potrei cercare anche qui Michelangelo, però ho la possibilità di cercarli in un repertorio di autori, per cronologia, per regione, per diocesi. Vi faccio vedere ad esempio la stessa pagina della diocesi che abbiamo visto prima. Eccola qui. Si presenta non soltanto con un layout diverso, ma con un'impostazione totalmente diversa. Quindi, per esempio, questa forte caratterizzazione con il territorio. Questi marker che vedete qui, questi indicatori, mi rappresentano gli edifici, quindi la cattedrale, piuttosto che le chiese, piuttosto che gli istituti culturali. Importanti, ben esposte in pagina sulla cattedrale, l'accesso con questa modalità agli istituti, agli edifici di culto, ai musei, agli archivi e alle biblioteche, con una presentazione, ripeto, non è solo una questione di abito, non è solamente un abitino che è stato cambiato, adesso è più bello, è una costruzione basata su razionali legati agli utenti che verranno sul nostro sito, non che potrebbero, che verranno sicuramente sul nostro sito. Le diocesi che vogliono potranno, tramite uno strumento della scrivania virtuale, per loro scelta, fare il collegamento tra beni e contenitori, cioè potranno dire che loro per la cattedrale, per il museo o per un'altra chiesa possono stabilire che quando entro nella pagina della chiesa posso vedere anche i beni che sono contenuti e quando entro nel singolo bene potrò vedere la chiesa nella quale quel bene è contenuto. Ma si tratta di scelte che sono demandate alle diocesi. Una caratteristica particolare di questo portale, che lo rende assolutamente unico nel panorama mondiale, è legata al fatto che la ricerca è cross domain, cioè non si cercano solo i beni storico-artistici, o solo le chiese, o solo i libri. Ma se rifaccio la stessa ricerca che ho fatto prima, otterrò dei risultati che non riguardano solamente quindi i beni storico-artistici, ma che riguardano anche le chiese che sono intitolate alla Madonna, piuttosto che libri che riguardano questo stesso tema. Quindi io avrò un accesso totalmente cross domain. Il problema sul motore di ricerca in questo caso è un altro, però permane. Quindi, in sintesi, tra l'altro non so per quale motivo qui sto vedendo la versione, questa è una versione, come si dice, da tablet, perché il sito è fatto da subito in una modalità per cui, sto facendo pasticci, in una modalità per cui se vado a stringere nella visualizzazione, il sito si adatta, per cui lo potrei vedere a questa larghezza, che è più o meno una larghezza, e mi compare il meno qui come vedete qui da smartphone, piuttosto che da tablet, perché prima qui ho uno schermo stretto e quindi ero da tablet, piuttosto che più grande e si adatta automaticamente. Questo dell'adattarsi automaticamente può essere anche una piccola fregatura per quelle piccole realtà o per quei singoli professionisti che da qualche anno si erano lanciati nello sviluppo di app. Nel senso che qui faccio uno scherzo con Emanuele, perché con lui abbiamo parlato di questo vostro bel progetto. Dico, può essere una fregatura perché sull'app a maggior ragione bisogna portare veramente dei contenuti e dei servizi molto utili, perché diversamente basta un sito responsive, quindi che abbia questa capacità di allargarsi e di stringersi e risolvere, diciamo, lo stesso tipo di esigenze. No, per le app c'è un mercato, però anche qui va
va fatto un lavoro veramente aderente alle esigenze delle persone. Tra l'altro su un sito io riesco, siccome lo vedo molto ampio, riesco a perdonare determinate cose che non sono proprio cucite su di me. Sull'app io ho la massima facilità d'uso, posso fare poche cose e siccome ho proprio un rapporto tattile con quella funzione, voglio veramente che risponda ai miei bisogni. Le cose che tocco e che non hanno proprio neanche la mediazione del mouse, le voglio veramente mie, voglio che funzionino velocemente, che non si incanti la ricerca, eccetera, eccetera. Quindi questa delle app è un altro ambito in cui la progettazione basata su personaggi è fondamentale. E, quelli molto più competenti di me poi dicono che per, diciamo, non solo in fase di progettazione, ma in tutte le fasi di test successivo, in tutte le fasi di realizzazione, si possono fare dei test simulati con gli utenti che permettono di risolvere un numero elevato, diciamo più del 90, con più del 90% dei problemi in sede di prototipazione. Quindi è sempre di più un lavoro che richiede professionalità e competenza. Non ci si inventa più nulla e le cose che troppo estemporanee non hanno più motivo di esistere. Allora, io, anche se ho ripetuto un sacco di volte le stesse cose, credo anche di averne dette troppe, quindi sarei disponibile, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda alla mia portata, a rispondere. Tra l'altro io da qualche anno ho il grande problema di essere lo spadaro sbagliato, perché c'è Don Padre Antonio che è una mente dalla quale ci si possono attendere, diciamo, dei discorsi molto più elevati di quelli che faccio io. A me è capitato in un qualche convegno qualche anno fa di parlare dopo di lui. E quindi, quindi a parte le cose, siete fratelli, siete cugini, siete parenti, lui faceva questi bei discorsi alati, elevati, bellissimi, e anche furbi in qualche caso, e io ho accorti, e io invece mi ritrovavo a parlare di questi servizi un po' malmessi, queste cose funzionavano o non funzionavano, e insomma era una lotta impari, però non era lotta e quindi... quindi io so di essere lo spadaro a cui bisogna fare delle domandine facili. Quindi se un giorno verrà qui lo inviterete, poi una persona, diciamo, che viaggia volentieri, invitatelo e fate a lui le domande difficili. Per me, se ce n'è invece qualcuna più abbordabile, sono qui. Comunque non siete parenti, abbiamo no, capito. No, non siamo parenti, no. Che anche qui in Diocesi qualcuno chiedeva, ma sarà parente? Ecco, no, perché ma vi è veramente spadaro quello intelligente? Io no, purtroppo no. No, assolutamente, non è per questo. Allora, io ho il microfono perché per poterci far sentire da chi ci sta ascoltando via web, dobbiamo far passare l'audio attraverso, insomma, i microfoni. Per cui se ci sono domande, approfittiamo, siamo nei tempi, vero? Sì. Ah sì, sì, meno 10. Curiosità, dubbi, insomma, visitate, utilizzate qualcuno di questi siti? Ecco, la prima domanda già. Un attimo, vengo col microfono. No, se no non sentono da casa. Ok, eccoci. Nome? Buonasera, sono Pietro. La mia domanda era, nell'ultima parte che ci ha fatto vedere, sì, si vedeva come ci fosse dietro anche un lavoro di equipe, da quello che ho capito io, perché è impossibile che chi fa progettazione web si occupi delle ricerche di tipo sociologico o piuttosto delle statistiche, delle frequenze, cioè ci deve essere un bel costrutto di... Sì, è una considerazione assolutamente corretta. Ci saranno sicuramente gli psicologi che si occuperanno, lei parlava di bellezza o meno, o di fruibilità o meno, di capacità o meno di usufruire della pagina, eccetera, eccetera. Certo. Quindi, cioè, alla fine all'interno della sua azienda credo che ci sia più di qualche figura in questo senso. Sì, 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 noi diciamo proprio negli ultimi anni abbiamo iniziato a sia introdurre in azienda sia di attivare delle collaborazioni con tutta una serie di professionisti che una volta non si sarebbero mai seduti al tavolo con noi.
Quello che è avvenuto è però una sorta di mutazione. Diciamo, da un annetto a questa parte lavora con noi una persona che si chiama Federico Parrella, che io cito spesso perché sono molto orgoglioso di lavorare con lui, non che lui lavori con me, che diciamo, fino a un anno fa si era il responsabile creativo del gruppo L'Espresso, della divisione digitale. Quindi si occupava di Repubblica.it, quindi ha fatto gli ultimi restyling di Repubblica.it, ha fatto quello e poi è venuto a lavorare con noi. E insieme a lui abbiamo preso insieme a noi delle altre persone, quindi con delle esperienze molto importanti. E sono, lui è un grafico, però ha delle competenze che non sono le competenze di un grafico tradizionale, cioè non è che disegna e basta. Ha arricchito il suo bagaglio di conoscenze in materia di psicologia, come dicevi prima, in materia di progettazione tecnica. Quindi ci sono persone che riescono a mettere insieme queste competenze e soprattutto ci sono tante persone che, come lui, sono capaci di parlare con gli esperti di questi settori. Perché in un gruppo di lavoro dice introduco uno psicologo, però devi avere un terreno comune, che poi è il progetto sul quale lavori, è una capacità di relazione, cioè ci sono competenze che si devono sempre di più integrare e che adesso si possono anche avvalere di una serie di strumenti che facilitano questo tipo di analisi. Quindi il monitoraggio che io dicevo, la verifica sui prototipi che vengono rilasciati, viene fatta con utenti reali, con meccanismi per esempio in cui con i quali viene registrata la loro navigazione anche dove vanno a mettere gli occhi. Quindi mappe termiche che ti fanno vedere su un sito come si distribuisce l'attenzione piuttosto che il click delle persone. Quindi non solo il click, ma anche l'occhio. E questi sono degli strumenti che è vero che non hanno a che fare né con la grafica, né con quelli laureati in giurisprudenza come me, né con i colleghi che si occupano di database. In realtà sono strumenti e competenze relative che ormai sono necessarie in un team di lavoro come questo. Quindi quello che è importante, se provo a fare una traduzione sulle opportunità del digitale, è essere consapevoli che la propria professionalità non risolve tutte le esigenze che sono necessarie per qualsiasi tipo di per un qualsiasi progetto. La capacità di mettersi in relazione con gli altri e con competenze diverse rispettandole, e poi anche la sana capacità di riuscire a fare sintesi, perché ovviamente i siti si devono fare nei tempi di progetto e non sono oggetto, diciamo, di tesine universitarie piuttosto che di riflessioni sociologiche. Quindi verissimo quello che dicevi tu, ti do del tu. È assolutamente opportuno mettersi in ascolto degli altri e farlo con apertura, perché da tutti vengono sempre dei contributi molto, molto importanti. Un'altra domanda da parte di Don Nicola. Sì, una domanda un po' interessata. Diciamo, il nostro mondo dei sacerdoti, dei parroci, si divide fondamentalmente in due grandi tronconi, quelli che magari lo sposano in modo esagerato e quelli che magari, immagino, quelli più avanti negli anni, che non lo aprono neanche. Sono convinto che la vivacità ecclesiale è molto più forte di quello che noi possiamo pensare. La mia domanda è: quanto convince l'utente medio la sua navigazione su internet, sui siti diocesani, parrocchiali, eccetera, e quanto voi avete pensato, guardando in avanti, che voi in questi anni ho visto che avete agevolato molto, non solo sotto il profilo della ricerca, ma è molto più facile che magari anche un utente, chiamiamolo così, generico, incroci un sito legato a ciò che voi fate come lavoro. Non dico che si convinca, ma è molto più facile che quello che vede sul sito lo convinca molto di più di una parola classica fatta, di un percorso, eccetera, eccetera. Ecco, guardando in avanti, come cercate voi di catturare non solo l'attenzione, ma di dargli, oltre che il contenuto, tra virgolette, estetico, anche quel contenuto valoriale che magari il presbitero dei suoi 70 anni col web già gli crea complicazioni.
Magari trova nel suo smartphone che il breviario non lo usa più perché è molto più facile. Preme e questo lo agevola, però. Grazie. Intanto la considerazione di partenza che lei faceva vale per i sacerdoti, ma vale anche per tante altre categorie di persone, cioè questa contrapposizione tra tecnoscettici e tra tecnoentusiasti la si ritrova spesso. Io non ho un punto di vista molto preciso su questo, non perché non ci abbia pensato, ma perché nel corso degli anni ho anche cambiato un po' idea. Credo che alcuni entusiasmi abbiano, anche se ci sono state dietro delle ingenuità, noi stessi abbiamo diciamo, partecipato a dei progetti che probabilmente sono arrivati troppo presto e quindi avevano dei difetti, grandi difetti di ingenuità. Credo che al di là di questo, quindi di problemi che ci possono, diciamo, dei vincoli, dei limiti che si possono cogliere, tutto questo abbia creato e abbia avviato un percorso positivo. Per esempio, ho visto che l'ultimo intervento sarà di Don Paolo Padrini, che è l'inventore di iBreviary, e penso che, insomma, che abbia fatto un bel servizio. Perché al di là del fatto che poi ci possano essere dei miglioramenti da fare, ha portato sullo smartphone di tante persone il breviario. Quindi magari quando l'ha fatto all'inizio poteva sembrare un servizio forse un po' ingenuo perché non so, magari non era nei testi ufficiali e quindi cioè, chi lo utilizzerà mai? In realtà, come? Però poi in realtà, oppure non so, penso ad altri servizi, Qumran è un sito che è un grande repository di materiale per la catechesi. A guardarlo sembra un sito un po' ingenuo, perché se lo guardi nella forma è un po' demodé o comunque molto spartano, però dentro ha dei contenuti e chi l'ha avviato, Don Benvenuto, probabilmente quando l'ha fatto con entusiasmo e magari ha creato un contenitore che era vuoto, quindi qualcuno l'avrà tacciato di aver fatto una cosa ingenua. Io sono convinto che questi slanci servano e che poi avvicinino tantissimo anche gli altri. Quindi, non so, nel realizzare l'app della Bibbia, noi abbiamo coinvolto uno studio che si occupa solo di tipografia. Perché le specifiche sono state legate al fatto che fosse un prodotto che doveva replicare la sensazione del libro. Quindi ci siamo limitati nelle funzionalità, non abbiamo fatto un videogioco, abbiamo messo al centro il testo e non abbiamo chiesto ausili per le immagini, una grafica, abbiamo chiesto un supporto a uno studio che si occupa di tipografia. Quindi le scelte per il font, quindi il font dell'app di Bibbia è un font digitale che è quello che risulta, secondo i razionali oggi, il meglio leggibile, quello che sgrana di meno e quello che si può allargare di più perché pensavamo anche a una categoria di utenti che gradisce avere questi, però non gli abbiamo dato la possibilità di aprirlo quanto volevano, abbiamo dato noi una scala perché volevamo mantenere una certa fisionomia. L'altro font che viene utilizzato è il font utilizzato da Obama per la prima campagna presidenziale, quindi i titoli sono scritti in Gotham, che è il font della prima campagna presidenziale di Obama. E non è che l'abbiamo fatto perché prendiamo il primo, perché è un font che è soltanto limitato ai titoli, quindi questa cosa non si percepisce, non c'è vota da nessuna parte. Ma era l'idea di coniugare da una parte un font graziato, digitale, con un font molto moderno, per riuscire a mettere insieme il valore del libro con il valore di un. E quindi questo tipo di attenzioni si possono adottare soltanto se c'è un bacino di utenza che magari è stato favorito anche da persone entusiaste che la Bibbia l'avevano già pubblicata ma l'avevano fatta un po' alla carlona o comunque l'avevano fatta come sforzo. Io ho lavorato con un sacerdote che ha pubblicato la Bibbia in cinese e abbiamo avuto sui nostri server, io ricordo quando nel 96, 95 ho iniziato a lavorare nel 96 con questa azienda, c'era un server in cui avevamo. Cioè, era una macchina, era fisicamente lì, si vedeva, adesso non si sa più, ce le abbiamo in casa, ma sono tutte blindate. C'era il sito della chiesa, della Conferenza Episcopale di Cuba. Quindi
che era lì. Era il 96 e lì allora il leader era veramente Massimo, non era come adesso depotenziato. E era lì, i contenuti arrivavano con corriere diplomatico e venivano caricati lì. Ecco, e il sito non era bellissimo e probabilmente non era proprio un sito da conferenza episcopale, come questo sito di Bibbia a cui faccio in cinese, a cui faccio riferimento, non è un sito bellissimo, è stato fatto veramente con pochissimi investimenti, in una maniera... Però sono quelle cose che aiutano tantissimo. Sul futuro bisogna fare le cose per bene, questa è l'unica, e bisognerà fare anche, si faranno degli errori, perché poi alcuni progetti richiedono di misurarsi con cose nuove, quindi adesso vi ho fatto vedere BeWeb, però cioè, i Google Glass in azienda ce li abbiamo, perché adesso non si usano, ma ci saranno i musei diocesani o alcune chiese in cui magari si accetterà che qualcheduno entri dentro con i Google Glass, oppure gli daremo i Google Glass al desk del museo per fare una navigazione arricchita, quindi guardare un'opera e vedere anche i dettagli o vedere un video. In questo momento è una cosa, c'erano i colleghi che vanno in giro che mi sembrano degli scemi, però... perché poi non ci sono contenuti per questo tipo di applicazioni, però c'è necessaria questa apertura al futuro. Ancora domande? Io ne avrei una. No, non c'è? No, ok. È una domanda un po' che avevo anticipato in qualche modo, no? Chi sono gli attuali fruitori dei servizi che fornite online, dei molteplici servizi che offrite, insomma, che profilo hanno in qualche modo, se frequentano, se appartengono a parrocchie, diocesi, se sono laici, consacrati, ecco, essenzialmente, e che utilizzo fanno? Allora, su questo intanto c'è uno studio fatto da Web Cattolici, è stato pubblicato recentemente, che guarda diciamo, all'uso appunto di queste risorse da parte dei sacerdoti, quindi ha un capitolo dedicato alla presenza dei sacerdoti nei social network, poi guarda anche diciamo, più complessivamente alla fruizione da parte degli utenti. Il bello di questi studi è che è stato fatto. Il limite è che ovviamente è stato fatto con partecipazione di 3 università, è arrivato dopo un paio d'anni e nel frattempo il mondo è cambiato. Si dice come 2 anni fa i sacerdoti utilizzavano Facebook. Se probabilmente rifaccio lo stesso tipo di valutazione oggi, in termini quantomeno numerici, è cambiato davvero tanto. Magari oggi lo potremmo fare su quanti vescovi sono presenti su Facebook. Quindi questi sono dei passaggi. Allora, quindi ti posso dire delle cose un po' quindi per la parte scientifica puoi guardare lì. Sarebbe la ricerca del Church Group? Sì. Okay. E per invece qualche altra considerazione, quindi intanto una delle cose che bisogna tenere in conto per servizi istituzionali è la qualificazione dell'utenza. Quindi io lavoro al progetto del Pontificio Consiglio per la Famiglia, del loro sito istituzionale. Ecco, durante il sinodo hanno avuto un boom di accessi, loro non fanno tante visite, però hanno accessi da 190 paesi. E questo è una cosa che dice molto su l'autorevolezza, l'attendibilità, quindi magari non ho tanti accessi, però ho degli accessi qualificati. Ci sono degli uffici CEI che non hanno molte visite alle proprie pagine, però penso solo l'ufficio scuole e università, probabilmente non ha tante visite, però ha i visitatori che vengono dal ministero che guardano i materiali istituzionali. Quindi ci sono delle considerazioni sull'utenza che vanno fatte non solo in termini quantitativi ma in termini qualitativi. Riguardo il tipo di pubblico, ognuno guarda le sue statistiche, quindi io per esempio posso vedere le statistiche di Chiesa Cattolica, non posso vedere quelle dei siti diocesani, che sono gestiti, amministrati, anche monitorati direttamente dalle diocesi.
quello che abbiamo assistito nel corso degli anni a una crescita degli accessi superiore alla crescita del web. Quindi nel corso degli anni il numero di visitatori ai siti di Area 6 è cresciuto più di quanto cresce l'utenza internet, quindi si è allargato il numero di persone con cui si parla. Per i siti parrocchiali la tendenza che si osserva molto è il parlare tra vicini, cioè il fatto che i siti e soprattutto i social network, che ormai sono di fatto la risorsa che principalmente si utilizza, sono siti praticati soprattutto da persone che hanno una diretta relazione con la parrocchia. Questo non vale per, questo si trova su Churchbook, questo non vale per le grandi città in cui c'erano quelle considerazioni, ci sono anche persone che cercano le risorse, quindi la scuola per il figlio, e non vale per i beni culturali. Per i beni culturali c'è realmente un'utenza che è un'utenza aperta, lontana. Quei personaggi che abbiamo costruito lì non sono delle figure disegnate, sono delle persone che sono state personas che sono state costruite sulla base di utenza reale al sito stesso. Quindi da questo punto di vista non ti posso rispondere su tutto con lo stesso tipo di analisi che abbiamo fatto su BeWeb. Su BeWeb quelli sono dati assolutamente reali, basati su metriche precise. Su altri si va un po' più a sensazione, sui siti istituzionali vale il fatto che un accesso qualificato vale più di 5 accessi di curiosi che magari non... è ovvio che in questo momento, ecco per esempio su Educat, noi abbiamo il riscontro del fatto che ci siano utenti interessati, che sono effettivamente catechisti, che sono effettivamente persone, e questo lo desumiamo non perché mettiamo delle sonde particolari nei nostri siti, ma perché incrociamo la navigazione vedendo da dove arrivano, dove vanno, e quindi capiamo un po'. E a proposito di personas, di questa iniziativa molto interessante che sembrava ben fatta anche dal punto di vista della grafica, molto incuriosisce tanto. Noi inconsapevolmente forse abbiamo fatto un'esperienza similare quando attraverso un questionario somministrato in più occasioni a più persone in diversi luoghi, da qui in diocesi di Lecce, che Roma, Assisi, anche durante la settimana sociale dei cattolici a Torino, per cercare di capire quali servizi e quali contenuti e quali persone volevano quei servizi da integrare all'interno della piattaforma Mosè, di cui abbiamo parlato tempo fa. Allora, per dare anche l'idea di cosa stiamo parlando in questo momento, se visitiamo un secondo la pagina www.progettomosè.it, visualizziamo un video di 51 secondi, che è uno spot introduttivo, e mi piacerebbe sapere il dottor Spadaro cosa ne pensa di questo strumento che potrebbe prendere forma. Allora, no, se facciamo così su un motore di ricerca ancora è poco quotato, andiamo su, direttamente sulla barra degli indirizzi, facciamo www.progettomosè con l'accento, ecco questo, .it. Questo non è, no, ovviamente non ha una vocazione internazionale, perché noi con la lingua italiana abbiamo un po' di problemini di questo tipo. Gli accenti in rete, ecco, questo è il... Ma Mose fa un po' di confusione, anzi tanta confusione, con un altro progetto quotatissimo sui motori di ricerca, che è il progetto di Venezia. C'è nelle prime sezioni, questo è un sito vetrina descrittivo, ecco il video che si trova proprio sotto, questo video qui, non abbiamo forse l'audio, dobbiamo mettere... La tua parrocchia ha tante cose da dire. Ai tuoi ragazzi, ai tuoi collaboratori, ai fedeli, ad altre parrocchie e al tuo vescovo. Può parlare di iniziative da svolgere o da ricordare, di feste da celebrare, di momenti da non perdere. Per questo può essere utile uno strumento che raccolga, tenga insieme e sempre disponibili i contenuti che offre, senza perderli, per poterli promuovere, condividere o aggiornare, quando vuoi, ovunque tu sia. Ci pensa Mosè. Mosè, lì con te.
al di là di questi primi esperimenti, ecco, l'idea di una piattaforma, di uno strumento per le comunità, quindi non per le diocesi, non per le parrocchie, ma in verità per le diocesi e per le parrocchie, ma partendo dalla comunità e mettendo in dialogo in una maniera sia verticale che orizzontale le varie figure attraverso servizi integrati in una piattaforma, sito che poi è anche un'app. Diciamo questo è un ambito sicuramente interessante e che già vedere rappresentato così mi fa capire che è stato approcciato nella maniera giusta, quindi questo lo si percepisce proprio avevo già guardato il sito, lo si percepisce immediatamente, e l'attenzione a servizi, ai reali bisogni traspare sicuramente da qui. Si tratta di progetti che sono spesso difficili da distribuire, quindi poi la chiave di volta è veramente l'esperienza dell'utente, cioè se l'applicazione è un'applicazione veramente fruibile, ma non solo fruibile, nel senso si riesce a fare, confortevole. Se veramente ti riesce a restituire quell'idea di, in questo caso, di comunità a cui tu partecipi, arriva il microfono. Un attimo, vieni qui. Da quello che sto capendo ultimamente, la trasformazione dei siti sta andando un po' verso un soggetto che sembra molto Vanilla Sky. Nel senso, sì. Quanto poi invece, lei faceva prima l'esempio di Qumran, sì, o piuttosto di Vatican.va. Secondo me siti del genere vanno dritti al punto, nel senso quello che ti serve lo trovi. Questi siti invece progettati, torno a dire, alla Vanilla Sky, quanto poi rispondono alle vere esigenze, per come diceva lei prima, dell'utente? Punto interrogativo. Allora, io di Vatican è veramente complesso parlarne, perché è davvero un oggetto che non ha nessun tipo di corrispettivo in rete, quindi no, non si riesce proprio a fare un ragionamento che non sia proprio applicato solo, ed è un ragionamento particolarmente lungo. Io non ho tutti gli elementi e tutte le competenze per poterlo fare. Quello Qumran posso essere d'accordo, cioè quando hai una presenza consolidata in rete ti puoi permettere, anche c'è un altro sito che è la lista dei siti cattolici di Francesco Diani, che credo sia uguale a se stesso dal 1997-98. È un sito molto frequentato perché ha questo repertorio di tutti, e quando hai ti sei creato quel tipo di reputazione, ti puoi anche permettere di rimanere così, cioè Qumran, gli utenti lo sanno che lì dentro ci trovano un sacco di cose e sono cose veramente utili, quindi può anche comunicare in una forma non attuale, non moderna. Ora, non sono d'accordo sul fatto che tutti i siti abbiano questo effetto così un po', tu hai detto Vanilla Sky, o qualcuno dovrebbe dire Scientology, per esempio, se si volesse rimanere in questo ambito. Non sono molto d'accordo, perché poi queste cose si possono fare bene o si possono fare male, cioè a dire per BeWeb noi la sfida che abbiamo dal punto di vista proprio del design affrontato è quella di avere un sito che abbia un forte impatto di comunicazione subito, ed è una scelta. Quindi queste immaginone grandi possono da subito comunicare quel tipo di effetto, come dire, io ti metto davanti un'immagine così grande perché non ho dei contenuti, non ho delle cose importanti, o comunque tutto questo effetto flu che c'è sopra le immagini può apparire, dipende da come lo si fa. Certamente un sito così sul tablet lo si vede bene. E considerato come l'utenza si sta spostando
su tablet e su smartphone, quindi la crescita dell'utenza mobile in Italia non ha pochi corrispettivi al mondo. Questo perché viviamo in un paese nel quale si rinuncia magari a pagare l'assicurazione della macchina, perché però non si rinuncia al nuovo iPhone, perché purtroppo questo è una tristissima realtà tutta italiana, alimentata dal fatto che ci sono offerte di tantissimi gestori che ti portano il tablet, ti portano la connessione, e l'Italia è uno dei paesi più connessi al mondo mobile. Poi non abbiamo le reti, quello è un altro. Quindi i siti oggi si devono fare in maniera tale che poi si possano vedere su mobile. E su mobile non puoi dire 100 cose. Cioè la grande difficoltà di un sito come, non so, Qumran, non voglio parlare di altro, ma anche di Chiesa Cattolica, a tutti quei contenuti, è che sul mobile devi fare semplificazione. Anzi, le nuove tecniche di progettazione sono etichettate come mobile first, perché tu non fai il sito desktop e poi lo riduci. Faccio tablet, no, fai prima il sito mobile, dove metti veramente le cose importanti, quelle quattro cose, e le metti in un ordine di gerarchia che da subito ti dice qual è la cosa veramente importante, e poi costruisci la versione tablet e la versione desktop. Per iniziative istituzionali questo è difficile, perché poi ci deve essere tutto e quindi si ragiona in termini. Però comprendo la riflessione, è corretta, ci sono tanti siti e sono, ma i siti aziendali sono terribili, ma pure quello che abbiamo fatto noi per SID, lo guardi e tutto uguale, sono tutti uguali, sono tutti così, però ci troveremo forme nuove. Bene, se non ci sono altre domande possiamo dire sicuramente grazie al professor Spadaro, che ci ha accompagnato per questa tappa del nostro laboratorio dal basso, Gettate le reti, l'impresa digitale per le comunità ecclesiali. Si vedrà, sono percorsi nuovi, veramente nuovi anche per noi, non abbiamo alcun tipo di velleità se non la possibilità anche di parlare un pochino delle comunicazioni sociali, delle comunicazioni digitali all'interno della Chiesa Cattolica a 10 anni del Direttorio Nazionale per le Comunicazioni Sociali. Era un'occasione preziosa e importante. E il prossimo appuntamento, professor Vitali, Ivan Vitali, del fondatore e docente della Scuola di Economia Civile di Loppiano, parleremo anche in questo caso di un modulo un po' particolare, che è fare impresa in parrocchia, che dice in verità e non dice, cioè come poter eventualmente, se è possibile, trasformare il valore aggiunto che sono le parrocchie non solo in un valore sociale, ma laddove è interessante ed utile per la comunità, anche in un valore economico. Pensiamo a quante parrocchie hanno spazi, hanno idee, hanno progetti, però restano semplicemente fruibili con tanta fatica, anche sono resi a disposizione della comunità, però non progredisce nulla, e oggi in un mondo che sta cambiando forse bisogna anche un po' cambiare l'ottica, senza speculare ma restando sempre nel no profit. Per cui parleremo un pochino di questo, facendo anche delle simulazioni, soprattutto nel pomeriggio, lo studio di un caso, e quindi speriamo insomma della vostra presenza. E intanto ancora grazie a questo Spadaro. Grazie a voi.